tutti i personaggi della storia che hanno soggiornato a Grottammare, da Martin Lutero a Garibaldi, dal re Vittorio Emanuele II alla regina Cristina di Svezia, da Liz a D'Annunzio, sono rimasti incantati dall'amenità del luogo e dal profumo degli alberi in fiore. Un piacere che possiamo vivere anche noi, prendendo il regionale di Trenitalia e comodamente andare a Grottammare, uno dei borghi più belli d'Italia. Grottammare è un comune della provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Sorge sulle rive del Mar Adriatico ed è situato a nord della foce del fiume Tesino. Il centro abitato si estende lungo la costa fino alle pendici delle vicine colline, dove spicca l'antico borgo medievale. Grottammare ha origini antichissime. Le prime tracce risalgono al Neolitico. Grottammare fu un insediamento dei Piceni, un popolo che dal IX al III secolo a.C. visse in un territorio delimitato dagli Appennini e dalle coste adriatiche. La diffusione di questa civiltà segna il passaggio dall'età del bronzo a quella del ferro. Questo popolo aveva eletto Grottammare e la vicina Cupra Marittima come luoghi idonei per insediarsi. La storia di Grottammare si consolida in epoca romana perché era un territorio importante. A sud passava una delle vie più importanti per le comunicazioni, la Salaria. E qui c'era il tempio dedicato alla dea Cupra, la dea della fertilità. La collocazione del tempio a tutt'oggi è motivo di studi. È certo però che a Grottammare c'è un'epigrafe del periodo di Adriano che testimonia la volontà dell'imperatore di riqualificare il tempio dedicato alla dea Cupra ed è probabile che il tempio si trovasse nell'area dove attualmente si trova la chiesa di San Martino. Un elemento significativo, seppur legato alla tradizione popolare, è che fino agli anni 50 del Novecento le donne andavano alla fontana del latte che si trovava a fianco della chiesa di San Martino per bere l'acqua di questa fonte, perché si pensava che facesse aumentare la montata lattea. Un altro elemento legato ai riti dell'acqua si trova sempre vicino alla chiesa di San Martino. Si tratta del bagno della regina. Una vasca di accumulo dell'acqua risalente al primo periodo imperiale e la leggenda vuole che la dea Cupra qui si immergesse. Papa Sisto V nacque a Grottammare nel 1521. L'elemento sistino più importante è senza dubbio la chiesa di Santa Lucia, che lo stesso Papa volle costruire nel luogo in cui nacque. Scendendo verso Grottammare Bassa, incontriamo degli scavi archeologici da cui sono emersi tratti della cinquecentesca Porta Maggiore, la principale porta di ingresso al borgo antico. Abbarbicato sulla collina si vede l'elemento centrale del paesaggio grottammarese, il borgo medievale, il cui nucleo centrale risiede nel castello che dovrebbe risalire all'anno 1000, di cui restano pochi ruderi. Della prima cinta muraria del borgo, oggi restano soltanto i ruderi del castello. Nel Cinquecento, a seguito dell'ampliamento della città, venne estesa una seconda cinta muraria, di cui oggi resta il simbolico torrione della battaglia che caratterizza lo sguardo del viaggiatore sul borgo. Nel borgo antico si trova il Teatro dell'Arancio, il cui nome gli viene dall'arancio che si trova nella piazza antistante il teatro, un curioso arancio. Da antiche fonti apprendiamo che questo arancio veniva custodito da un grottammarese in cambio di uno sconto sulla tassa del carbone.
Il teatro aveva dei palchetti in legno che vennero tolti agli inizi del Novecento ed usati per la costruzione di bare necessarie a seppellire i molti morti causati dalla Spagnola. All'Arancio è legato la figura del vescovo Bartolomeo Becker, un vescovo agronomo vissuto tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, che introdusse a Grottammare l'agronomia, concentrandosi soprattutto sull'arancio biondo del Piceno, un tipo di arancio il cui impiego prevalente si ha nella gastronomia e nella produzione di essenze. Quella per l'arancio divenne una tradizione a Grottammare, tant'è che nei primi anni del Novecento si investe molto su questo tipo di arancio, da cui si ricavava l'acqua d'arancio come essenza e come tonico. Dai vecchi catasti si evince che gli agrumeti erano molto diffusi un tempo a Grottammare. Oggi ne restano pochissimi esemplari, per lo più di privati. La loro coltivazione veniva protetta con siepi di alloro, tanto che qui la cultura degli agrumi è indissolubilmente legata a quella dell'alloro. Una funzione economica nata come subordinata a quella dell'alloro, che nel corso degli anni è diventata una delle voci più importanti del vivaismo grottamarese, al punto da posizionarsi terzo nel distretto nazionale. Un detto grottamarese recita: se guardi Grottammare di buon mattino, passeranno tutti i tuoi guai. Anche senza guai, venire a Grottammare è di buon auspicio. Il nostro è che possiate seguire i vostri sogni, magari prendendo il regionale di Trenitalia per passare qui un weekend. Grottammare è stato uno dei primi borghi ad ottenere la qualifica di borgo più bello d'Italia e in un recente contest televisivo è stato il terzo borgo più votato dal pubblico e il quinto qualificatosi, oltre ad essere uno dei borghi più cliccati sul sito dell'Associazione Borghi Più Belli d'Italia. Il sistema museale di Grottammare è caratterizzato da una proposta di musei dedicati a figure legate a Grottammare: Sisto V, Pericle Fazzini, Giacomo Pomili, il Museo dell'Illustrazione Contemporanea. All'interno del Torrione della Battaglia si trova il museo dedicato a Pericle Fazzini, uno degli scultori più importanti del Novecento, che ha realizzato la più grande scultura religiosa del secolo scorso, la Resurrezione, collocata nella Sala Nervi in Vaticano. Un'opera che rappresenta la vita, ma che a Fazzini costò la vita. Lo scultore infatti si ammalò a causa dei vapori del polistirolo fuso, unico materiale utilizzabile per il calco preliminare necessario alla fusione in bronzo. Ungaretti, che era amico di Fazzini, lo definì lo scultore del vento. Giacomo Pomili, pittore grottamarese, firmava le sue opere col soprannome Il Tarpato. Autodidatta, fece diversi lavori, tra cui quello di guardalinee per le ferrovie dello Stato. A margine dell'arte italiana, Pomili è stato definito un pittore naif, anche se questa etichetta gli è impropria. Le sue opere raccontano disagi e illuminazioni dell'anima, universi onirici e visioni di un mondo intimo, uno stile lontano da formule consacrate, uno spirito libero di un artista prima incompreso, poi acclamato, oggi quasi dimenticato. Per questo è meritoria l'iniziativa del comune di Grottammare di dedicargli uno spazio espositivo permanente nell'antico municipio. Il tratto ferroviario Ancona-Pescara venne inaugurato nel 1863 e tra le stazioni in questo tratto di ferrovia venne costruita quella di Grottammare, che diede un importante impulso allo sviluppo della città ed il via a quell'avventura turistica, prima d'élite e poi di massa, che caratterizzò significativamente per molti anni Grottammare. Un turismo proveniente dall'Italia e dall'estero, e tra i primi turisti stranieri c'è il compositore ungherese Franz Liszt,
che soggiornò a Grottammare nell'estate del 1868. Ma è nei primi anni del Novecento, nella Belle Époque, che a Grottammare arriva il vero sviluppo, quando si comincia ad investire sul suo lungomare e si costruiscono ville che risentono dell'atmosfera liberty dell'epoca. Restano alcune tracce nella villa Matricardi che, rispetto ad altre che alludono allo stile liberty ma con poca capacità estetica, restituisce il fascino di un'epoca e di uno stile. Sul lungomare, in piazza Kursaal, si trova il palazzo Kursaal. Nato come stabilimento balneare nel 1873, negli anni 50 del secolo scorso, si trasforma nel dancing più conosciuto della Riviera Adriatica. Memorabile il concerto di Lucio Battisti nell'agosto del 1970, la sua ultima apparizione dal vivo. Negli anni 70 diventa il luogo dell'intrattenimento e della cultura di Grottammare e nel 2003 sede del Museo dell'Illustrazione Contemporanea. Il festival di cabaret più longevo d'Italia è il Cabaret Amore Mio di Grottammare, un festival che ha visto negli anni la partecipazione anche dei migliori illustratori italiani. Questa presenza è all'origine del Museo dell'Illustrazione Contemporanea, una ricca collezione di opere, disegni e illustrazioni firmate da alcuni tra i più importanti disegnatori e artisti italiani, come Manara, Crepax, Tullio Pericoli, Andrea Pazienza e tanti altri. Tra le iniziative messe in atto dal museo, saluti da Grottammare è di particolare attrazione e importanza. Ogni anno viene pubblicata una serie a tiratura limitata di cartoline realizzate da illustratori italiani e stranieri che ha come soggetto Grottammare. Alle spalle del Palazzo Kursaal, sulla collina, il vecchio borgo si offre in tutta la sua bellezza. Una vista che incantò il poeta Lorenz Ferlinghetti quando nel 1990 stava andando in treno ad un convegno a Pescara, ma un guasto al treno lo costrinse a fermarsi. Scese alla stazione di Grottammare, lesse il nome della città e, come spinto da un gioco prustiano, cercò di svelare il senso nascosto di quel nome. Ferlinghetti scrisse una poesia su Grottammare, dove immagina all'interno di grotte sepolte nel mare in cui le sirene cantano e vede il luminoso Grottammare. Le sue grotte risuonano lungo l'Adriatico. L'eco d'un canto di sirene ancora mi giunge. Quieto, nella quiete del treno, ancora le voci perdute chiamano dalle profondità del mare. Illusione, certo, è ogni cosa. La nebbia grava ancora sugli alberi d'ulivo. L'alba è annunciata dall'orologio, non dalla luce, che esiste nella nostra mente. Soltanto uomini e donne dormono nella loro familiare oscurità. Solo la luce, assopita nei loro occhi, suggerisce un iridescente futuro o un destino incandescente. Da lontano, di là dalle isole più lontane, il mare restituisce la sua risposta turchese. Sono Lamberto, lo chef del ristorante Borgo Antico. Siamo a Grottammare Alta, uno dei borghi più belli d'Italia. La ricetta che vi voglio preparare oggi è una ricetta territoriale. Olive alla scolana. Olive, manzo e maiale con carote, sedano, cipolla e spezie. Poi passiamo alla impanatura. Farina, occorre la farina, occorre il pan grattato e le uova. Adesso prepariamo le nostre olive. Prendiamo l'oliva, la carne che abbiamo precedentemente cotto, e facciamo una pallina che va all'interno dell'oliva. La schiacciamo e mettiamo
nella ricetta originale ci deve essere l'oliva ascolana, tipica della nostra zona. Con il coltello devi denocciolare il nocciolo e praticamente ti viene una cosa così, come questa. Allora, il secondo passaggio è rompere le uova. Pizzico di sale, poi sbattiamo le uova, prendiamo le olive, le infariniamo, passiamo sulle uova e mettiamo il pan grattato. Queste sono pronte, si lavorano un po', eccoci qua, pronte. E adesso procediamo alla frittura. Due minuti per friggere le olive. Le olive sono pronte, adesso impiattiamo. Da Grottammare passa il 43° parallelo dell'emisfero boreale, contrassegnato da una scultura di Pericle Fazzini, un'opera che possiamo vedere passando col regionale di Trenitalia. Ma dal finestrino del regionale di Trenitalia possiamo vedere un'altra opera giovanile di Fazzini che ha decretato il suo successo, Il ragazzo con i gabbiani. Una folgorazione dell'istante di due movimenti, il ragazzo che si china verso il basso e il gabbiano che spicca il volo verso l'alto. Anche il nostro sguardo dal finestrino guarda in basso verso la linea dell'orizzonte sul mare e in alto verso il borgo antico, ed in questo duplice sguardo tratteniamo tutta la bellezza che Grottammare ci ha regalato.